io lascio la parola a chi ha fatto del palleggio un'arte, Valerio Vermiglio. Su essere paraculo, imparate, questa è una lezione che serve, io non lo sono mai stato, infatti sono finito a giocare in Russia, lui è in Italia. Intanto grazie per essere venuti qua, io sono contento di essere tornato dopo 3 anni di malattia qui al camp, quindi vediamo di ricominciare un po' da dove siamo rimasti. Se siete qua è perché avete la passione che ho io, che ha Sasha, che hanno tutte le ragazze e gli allenatori che sono qua, perché potremmo essere da tutt'altra parte a divertirci, a fare qualsiasi altra cosa, invece siamo qua sotto il sole, anche se siete all'ombra, ad ascoltare un vecchio giocatore che cerca di dirvi, di raccontarvi di dirvi che cosa potremmo fare, da dove partiamo. Sicuramente, per quanto bello sia, per quanto sia divertente, vi chiedo solo una cortesia: tutti quelli che sono qua dentro, tutti quelli che partecipano e lavorano a questo camp, lo fanno innanzitutto non per i soldi, ma per la passione che unisce sia la pallavolo che la pallacanestro, quindi due sport che comunque lo sport che noi amiamo. Vi pregherei, è facile finché ci sono io qua che parlo, ascoltarmi o darmi attenzione. Vi pregherei di ascoltare prima di tutto i vostri istruttori, i vostri compagni, le persone che sono responsabili, perché sono qui tanto quanto voi, con delle responsabilità grandissime, per farvi divertire, per farvi imparare qualche cosa in più, per farvi migliorare e farvi passare dei giorni che siano il più bello possibile, che possano essere indimenticabili per voi, perché sono comunque quello che vi porterete un domani quando dovrete fare cose un pochettino più delicate. Cominciamo da che cosa? A me mi hanno fatto solamente che so palleggiare, quindi vi posso dire quello. E che cos'è il palleggio? Il palleggio, vabbè, il passaggio del pallone dalla ricezione all'attacco, ma il palleggio è il gesto, diciamo, un po' simbolo della pallavolo, una cosa che va comunque di una coordinazione completa, tanto quanto lo può essere il bagger e il gesto della ricezione, lo è il palleggio. Quindi cosa andiamo ad analizzare, anche se lo sapete tutti e sicuramente siete molto più bravi di me? Andiamo ad analizzare come mi posiziono sotto il pallone, quali sono i muscoli principali o le parti principali del corpo che mi servono per eseguire il gesto nella maniera migliore, come posiziono le mani e che cosa dovrei riuscire ad arrivare a fare. Questo poi sarà compito per i vostri allenamenti in questi giorni. Adesso vorrei che venissero qua, non c'è nessun giudizio, nessun niente, ci sono 4 ragazzi. Chiedo a tutti e 3 di mettere le proprie posizioni del palleggio con le mani, vai. Posizione le mani del palleggio. No, mi interessa solo le mani stanno così sotto il pallone. Dovete impugnare il pallone come se volessi palleggiare e tenerlo davanti, non mi interessa che sia. Ok, mostriamole. Faccio vedere, questo è il primo, io lo faccio vedere e poi dopo, questa è la seconda e questo è il terzo. Mi sapete dire che differenza c'è fra tutti e 3? Massimiliano fa tutta la mano al pallone. Massimiliano fa? Deve tutta la mano al pallone. Le dita di Massimiliano sono rilassate o sono rigide? O in tensione? Rilassate. Di chi sono le mani che sembrano in tensione sul pallone? Io. Ok, perfetto. La tecnica è sempre personale, però cosa andremo ad analizzare? Io devo, come ha detto lei, fasciare il pallone, quindi la mano deve essere aperta, tutte e 2 devono essere le mani aperte, ma non tese, non con forza, ma devono essere morbide, aperta e distesa, e la vado a posizionare fasciando il pallone, una mano e l'altra mano, cosa che Marco ricorda, si è nascosto Marco, che mi diceva del cuore. Dopo te lo faccio fare il cuore, Marco. Le dita più importanti che spingono sul pallone, che devono dare forza e direzione al pallone, sono pollice e indice, che verranno posizionati in maniera che, vedete, le mie mani sono larghe, ma non sono tese, sono solamente larghe a fasciare il pallone. Dovranno fare in modo di creare quasi un cuore.
Certo, ha un cuore un po' largo, ma il cuore c'è. Questa è la parte alta e scendo così. In maniera che quando poi io andrò a far entrare e uscire il pallone, poi i pollici mi serviranno per sostenere il pallone da sotto e dargli la forza di andare in alto. L'indice farà in modo che mi darà stabilità e forza per continuare a far uscire il pallone nella direzione in cui voglio. Le altre tre dita cosa fanno? Uno potrebbe dire benissimo niente. No, lo fasciano nella maniera in cui il contatto di entrata e di uscita dia pochissima possibilità al pallone di girare, quindi che la forza che vado a imprimere sul pallone arrivi tutta su di lui e la faccio arrivare dove serve a me. Se ho le mani aperte, il pallone una volta potrà scapparmi, una volta partirà verso l'alto, una volta partirà verso il basso. Se riesco a fasciarlo completamente nella maniera in cui tocco con tutte le dita, come poteva far lui, ma anche se le sue mani, lui sta toccando anche con i palmi, io devo toccare solamente con le dita, e questa parte qua, da metà in su, che mi dà la sensibilità col pallone e che mi serve per prenderlo e per mandarlo dove, per controllarlo. Toccherò con tutti la parte alta dei polpastrelli in maniera che quando il pallone mi entra mi rimarrà dentro le mani, e io farò un movimento di accolta del pallone e uscita in maniera che rimanga sempre la palla entra e esce. Quando esce la palla, le mie dita non rimarranno così, ma come lo hanno fatto entrare, lo faranno uscire con il pollice e l'indice, che saranno le dita che daranno più forza al pallone, che quindi porterò in dentro quando la palla mi entra e spingerò in fuori quando la palla mi deve uscire. Questa è la posizione delle mani. Andiamo a posizionare le mani dove, come e perché. Le mani vanno posizionate con la forma di cuore, avvolgendo il pallone al di sopra della testa. Le braccia sono distese, non sono completamente distese ma nemmeno completamente piegate. Devono darmi la possibilità di essere in una posizione sempre morbida in cui io avrò tempo di avere un po' di movimento per l'ingresso del pallone e poi per l'uscita, da coordinare con il resto delle gambe, ma questo lo vedremo più avanti. Le posizioni delle braccia non sono né troppo larghe né troppo strette, perché devo essere comodo. Se sono troppo stretto non riesco a utilizzare le mani, se sono troppo largo o comunque non riesco a stringere le mani all'interno del pallone. Devo trovare la posizione tale per cui da questo entrerà e mi uscirà il pallone. Proviamo a far vedere i ragazzi che lo fanno. Dai, uno alla volta. Dai, senza vergogna, via. Mettiamo la posizione intanto. Mani, abbiamo detto mani. Le mani le fai vedere così. Stai toccando col polpastrello, col palmo. Apri le dita. Faccio anche mentre parleggiamo. Vedete, se io gli chiudo, le mani tendono a chiudere, lui non le può controllare. Se io gli apro, le mani aprono e gli cade la palla. Quindi questa è la sua posizione. Vai. Com'è? Le mani non sono tese, le mani sono giuste. I gomiti un po' là. Proviamo a chiudere le braccia? No. Chiudiamo le braccia? No. Apriamo le braccia? No. Quindi, vabbè. Ci sta. Lui che ha? A parte essere bello. Andiamo bene? I pollici li apriamo, deve entrare il pallone, lo faccio entrare e lo faccio uscire.
perché lo metto qui? Perché lo metto proprio a questa altezza e non lo metto più avanti, non lo metto più indietro? Perché mi serve da questa posizione, a prescindere dal fatto di non far vedere all'altra squadra dove darò il pallone, che questo è secondario, da questa posizione la mia forza di spinta con le gambe sarà uguale nella stessa maniera, sia che voglia palleggiare avanti, sia che voglia palleggiare indietro. Se invece ce l'ho qui, riuscirò a palleggiare solamente in avanti. Se l'avrò qui, riuscirò a palleggiare bene solamente dietro. Bene, palleggiare meglio solamente dietro. Quindi posizione, guardo il pallone. Quando mi entra, se io lasciassi andare il pallone, mi dovrebbe cascare qui, in mezzo alla fronte. E faremo degli esercizi in cui piglierete delle belle pallonate sulla testa. Le gambe come le posizioniamo? Pari? Un avanti e una dietro? Quale avanti e quale dietro? Destra avanti. Dipende dalla posizione. Da che cosa dipende? Da dove mi trovo. Da dove? Allora, comunque è un avanti e uno indietro. E comunque è destro un po' indietro e sinistro un po' avanti. Comunque, se devo dare la palla dritta non mi serve mettere i piedi un avanti e uno indietro. Ma comunque la posizione che ho è sempre questa. Questa è la posizione iniziale. Non è questa. Non è questa perché non siamo né mancini né destri. Il palleggio è tutte e due le cose. Quindi non ho bisogno di aprirmi per fare la sinistra o aprirmi per fare la destra. È la posizione in cui io riesco a spingere, perché normalmente la gamba destra mi spinge di più, e andare in quella posizione là. Quindi ci metteremo. Nella maniera in cui hai già perso la testa, sulla testa e le mani dritte. Nella maniera in cui il peso che parte, l'asse che parte dalla testa, deve cadere qua, nel centro dei piedi. E i piedi non devono essere né troppo aperti, né troppo chiusi, né troppo avanti, né troppo indietro. In maniera che se io faccio così, lei rimane in equilibrio, perché mi serve l'equilibrio, perché se sono in equilibrio la forza che do va in quella direzione. È una cosa fisica, non è una cosa che mi invento io. Se non sono in equilibrio, tutto il resto verrà perso. Se vado a spingere da una parte, la palla non andrà mai dove voglio. Ok. E questo è. Adesso la parte più importante, andiamo a unire tutto questo, perché non è palleggio, sì, è bello il gesto, vedere le mani, ma è tutta una coordinazione tanto quanto gli altri movimenti. La palla mi arriva, preparo le mani sopra la testa così come siamo messi e cerco di andare sotto il pallone, entrando con la gamba destra, rimanendo con la gamba sinistra. Che cosa farò? Appena il pallone mi sta entrando, piegherò le gambe in maniera che appena ho il contatto col pallone comincerà la spinta delle gambe, che di conseguenza darà spinta alle braccia, e l'ultima sarà l'uscita delle mani. Fatto in modo, diciamo, accentuiamolo un po', mi arriva la palla, io entro e esco così. Adesso è facile perché lo faccio da vicino. Entro e esco. Le mani possono finire in diversi modi, ognuno può recuperare la propria misura. Cos'altro? La cosa più importante, dopo aver sistemato tutto questo discorso tecnico della posizione delle mani, della spinta, è arrivare sotto il pallone. Che cos'è la cosa più bella che c'è? Poltrire. Arrivare tardi a scuola, aspettare a lavarsi i denti, adesso arrivo. E questa è la cosa proprio che non serve, perché ad aggiustare siamo bravi tutti, o comunque ci può venire facile, ma a fare le cose più semplici ci vuole più fatica. Siccome mi serve di mandare la palla dove voglio io, facendo il minor sforzo possibile, io dovrò arrivare più velocemente possibile sotto il pallone. E se mi alleno ad arrivare sempre in anticipo sotto il pallone, quando poi ci saranno delle situazioni straordinarie in cui io non potrò materialmente arrivare, sarò bravo ad aggiustare. Se mi alleno sempre ad aggiustare,
dopo non sarò mai, non riuscirò mai ad essere preciso in tutto quello che serve. Quindi, cosa faccio quando arrivo sto il pallone? Muoviamoci sul campo un pochettino. Fino a che io rimango sotto la rete, a me non interessa piede destro, piede sinistro, avanti, perché fondamentalmente mi serve di muovermi parallelamente alla rete. Lo posso fare così se voglio fare la finta, lo posso fare così se voglio fare la finta, non è un problema. Ogni qualvolta però io mi devo muovere, devo essere bravo a farlo più velocemente possibile e arrivando sotto il pallone, posizionandomi nella maniera in cui io riesca innanzitutto ad avere il mio punto di riferimento, che deve essere il palo, tra il palo e la stina, in cui io dovrò andare a mettere le mie spalle, ma non così per girare le spalle. Dovrò fare in modo di partire velocemente da rete, dove mi trovo quando mi arriva il pallone. Quindi arriverò sotto la rete, se sono da qua per esempio, arrivo sotto la rete, mi fermo 50-60 cm prima di avvicinarmi alla rete, perché se lo faccio qui e poi devo partire farò sempre invasione e questo ci sarà sempre. E comunque è più facile, che siccome tutti vogliamo ricevere perfettamente, tutti siamo pronti a ricevere perfettamente, ma non sempre riesce. Avrò possibilità di uscire velocemente per spostare i miei piedi, oppure di fare un passetto e arrivare vicino alla rete, e sarò comunque in equilibrio, però avrò la mia posizione di partenza in questa maniera qua, tutto abbastanza in questa maniera qua, nella maniera in cui io sarò con le spalle rivolte a tutto il resto del campo e potrò partire nella stessa maniera per andare in quella direzione, perché mi spinge il piede sinistro, o per andare in questa direzione se mi spinge il destro, e avrò guadagnato quella mezzo secondo, quel centesimo di secondo, quel secondo in cui la mia posizione mi permette non di aprire e fare un passo così, né di cambiare e fare un passo così. E il tempo che io guadagno me lo trasformo nell'andare sotto il pallone. Esco velocemente, l'uscita dal pallone, con passi ampi, quando devo raggiungere, finché devo raggiungere la posizione del pallone. Quindi esco con passi più ampi possibili, che siano rispettati per il corpo che abbiamo. Man mano che mi avvicino al pallone accorcerò i passi, l'ampiezza dei passi, e farò in modo di arrivare con l'ultimo passo a dovermi mantenere questa gamba dietro che mi spinge. Cerco di andare sotto col piede destro aperto nella direzione dove mi devo girare, sarà così, sarà di meno, in base a quello che devo fare, e quando io andrò a richiudermi sarà automatico che la spinta della gamba sinistra mi porterà a girare in quella posizione. Dovrò solo ripetere questo movimento. Se devo ripetere una cosa rispetto a tre, è sicuramente più facile ricordarsela e farla meglio. Facciamo vedere qualche... Alza una più o meno in questo campo. Ok, io sono andato... Mi sono avvicinato il più possibile, ma mettila un pochettino dove sei tu. Ok, avete visto, ho corso velocemente con falcata ampia il più possibile mentre dovevo arrivare al pallone. Quando mi sono trovato vicino, magari ho fatto più passettini corti, sembrava che non fossi coordinato, ma era per trovare la posizione giusta all'interno del pallone. Ok? Sono fermo. Con le spalle in direzione di dove vorrei alzare e con le gambe un pelo larghe che mi danno possibilità di spingere. Un'altra cosa, poi dopo cominciano a diventare tante, però le andiamo a ripetere. Quando mi vado a posizionare sto il pallone e arrivo sotto in questa maniera, non spingo col culo indietro perché la palla perde forza, non spingo col culo avanti perché comunque non mi balla, devo cercare di spingere che le gambe e il sedere vadano verso l'alto e il petto si apra mentre sto palleggiando. Provate a pensare, esagerando, a questo, cioè io devo uscire sul pallone, perché comunque gli do modo di respirare, gli do modo di arrivare dove vuole. Se io mi chiudo così, o se io mi chiudo così, il pallone non prende,
la forza che deve prendere, e comunque non prendendola non si direziona dove volete voi. Lo posso fare aggiustando, quella è un'altra cosa, stiamo parlando del gesto tecnico preciso e corretto. Guardate dove arriva, perché però guardate il movimento delle gambe e l'uscita del pallone. Rimango sempre nel punto dove sono, c'è la spinta, me la riporto per raddrizzarmi al massimo, la cosa che posso ricordarmi per imparare è di dover fare un passo avanti in maniera che spinga verso il pallone, perché comunque quello che mi interessa dare al pallone la spinta verso su, la direzione poi gliela do con le mani, se voglio darla dietro girerò i polsi e la spinta farà in modo di andare dietro, se voglio darla avanti spingerò e la spinta dei polsi, senza che girino ma rimanendo dritti, mi andrà nella zona in cui voglio. Là. È vero che mi serve, mi interessa, mano che imparo, fare questo tipo di esercizio. Mi arriva il pallone, vai Massimo. Mi arriva il pallone, sto solamente così, mi posiziono in questa dove voglio palleggiare e palleggio. Cominciamo a fare in questa maniera, man mano che vado avanti, mi interessa non dare segnale all'avversario. Per non dare segnale all'avversario, la mia posizione deve essere con le mani sopra la testa, il busto dritto, neutrale rispetto alla rete, quindi in direzione della spina, in maniera che io possa anche con la coda dell'occhio vedere quello che gli altri, se gli altri stanno vedendo, stanno capendo come voglio fare, e muovermi di conseguenza. Adesso facciamo provare a loro e vedete che cosa, quale può essere la differenza. Così se voglio partire. Lei ha fatto una cosa subito, è arrivato sul pallone, ha girato i piedi, il piede sinistro le è rimasto un pochettino dietro, non lo ha portato avanti, non ha chiuso con le spalle e il palleggio ha fatto così. È normale, se io arrivo e faccio in questa maniera, è normale che la mia idea di spingere dritto, io non devo spingere né in qua, perché perdo forza e direzione. La cosa più facile è fare le cose davanti agli occhi, spingere dritto, per arrivare dritto devo andare sotto il pallone e girarmi dove voglio. Lei è arrivata sotto il pallone piano, si è girata non del tutto, non aveva l'equilibrio, non era addirizzata là, e la palla ha fatto, addirittura la mano si è aperta e la palla ha fatto, quindi un po' più veloce quando metto il pallone e mi devo girare. Ok, non spingere qualcuno indietro, arrivo in posizione e piuttosto vado avanti. La posizione è buona, c'è un'altra cosa, avete visto che cosa non ha fatto lei? Non l'ho fatto di nuovo. Se lo guardate non è una cosa difficilissima, eh? L'ho fatto di nuovo. Ma parlate! Non sono i piedi, non sono le gambe, non è il cuore, ma è la spinta. O meglio, la spinta ma non è la spinta delle gambe. Che cosa devo fare con le braccia? Devo finire il gesto. Perché se non finisco il gesto ho solamente levato a forza il pallone e bloccato il movimento. Questo si lavora. Però i piedi arrivano e la palla comunque è qua, può essere più corta, può essere un pochino, ma la palla è sempre qui e lei in posizione comoda. Fai l'ultimo, spingi tutto. E spingere uscendo così, e spingo uscendo così, arrivo sotto e spingo uscendo così. Vieni verso di me quando spingi, vieni verso di me. Vieni verso me. Va bene, non ti preoccupare, questa non era
Vai, ultimo e facciamo il giro suo, poi io tolgo già anche troppo. Va bene, poi ci lavoriamo, via. Un applauso perché è stato veramente bravo a modificare gli errori. Quello che sarebbe importante, che comunque è una cosa fondamentale per quello che andrete a fare nella vita, qualsiasi cosa sia, è saper essere velocemente elastici nel migliorare le cose. Come faccio io a capire quanto sto sbagliando e come sto sbagliando? Se faccio un errore perché spingo poco, magari farò l'errore opposto, spingerò troppo. Allora, visto che ho la dimostrazione fisica e materiale di che cosa vuol dire spingere troppo, cioè dell'errore opposto, saprò dosare la forza della spinta per arrivare a quello che mi serve. Se tutti vi dicono stai spingendo poco, spingi di più, spingi di più, spingi di più, finché non avete spinto esageratamente, non sapete cosa vuol dire spingere di più, perché ogni cosa che fate è spingere di meno. Questi stupidi o piccoli insegnamenti valgono e sono importanti a livello mentale nella vita, perché comunque se non siete elastici nel sapervi adattare, nel saper comunque parlare con voi stessi, cercare di migliorare quel qualcosa che... vabbè, direte lo stesso, ma vi può fare la differenza in positivo, allora i risultati saranno differentemente buoni. E questo la pallavolo, per fortuna, come bene o male lo sport, ci insegna ad averlo prima ancora di quanto di quando ci troviamo nella vita di tutti i giorni. Vediamo lui. Non pensare a che la palla deve arrivare qua, pensa solo a fare veloce per pallone e fare i movimenti. Dove sbaglia? Piede. Quale piede abbiamo detto per mettere davanti? Se io voglio chiudere in direzione verso qua, che piede devo mettere avanti? Il? Sinistro. Il sinistro. Lui l'ha messo avanti. Quindi devi mettere avanti? Devi mettere avanti il sinistro, e cosa faccio? Perché se metto avanti il sinistro, automaticamente anche la spalla sinistra viene avanti. Se metto avanti il destro, rimango comunque aperto e non posso girare la spalla sinistra. Lo posso fare, sono cose che potete fare comunque, però le potete fare qua, in questa zona dove vi è permesso tutto, si gioca solo con le mani, ma non quando mi serve fare il gesto corretto. Stiamo guardando il gesto del palleggio è vado sotto, mi indirizzo nella posizione in cui voglio spingere, piego le gambe, una gamba avanti e una gamba dietro, faccio uscire il pallone e spingo con tutte le braccia, con la posizione delle mani. Questa è l'altura di palle, ma è questo il gesto del palleggio. Non avere fretta di dover per forza sotto il pallone. Vai e corri, corri sotto veloce e dopo ti provi a girare. Questa è la meglio. Non ti sedere, lui si siede così. Vai verso, portati via, dagli una spinta. Generale, man mano adesso che lo mettete in pratica, provate a ricordarvi un piede avanti e un piede dietro, situazione di equilibrio, cerco di fasciare il pallone, mani aperte, in maniera che entri il pallone ma che non siano rigide, perché se sono rigide io faccio questo rumore e non spingo, se sono morbide il rumore non si sente e la palla la spingo dove voglio io, ok? Io apro le mani. Ma non apro le mani, arriva lo stesso, ma perché arriva, perché so come farlo arrivare. Sentite il rumore e guardate il gesto, è differente. Come mi entra e mi esce, accompagno, accarezzo il pallone e come invece Totò, arriva là, ma è diverso. In questa maniera io lo mando dove voglio, anche se non guardo. Però lo sento qua, non mi serve sentirlo, non mi serve guardarlo quando lo sento con le dita, lo posso fare in qualsiasi maniera, guardando di qua, guardando di là, non mi interessa, ce l'ho qua. Grazie, scusate se il disturbo. Facciamo un bel applauso.